Continuiamo a intervistare i volti che ormai sono di casa perché andiamo a conoscere Silvia nuovamente, perché lei ha già partecipato alla masterclass di Matteo Rivolta e in questi due giorni ha partecipato appunto a Margini di Lusso. Diamo il benvenuto a Silvia. Ciao Silvia. Ciao Ilenia. Ricordiamo appunto la tua professione. Io gestisco profili social per brand e aziende. Quindi possiamo dire che questi due giorni sicuramente ti hanno aiutata nel integrare o avere un panorama più ampio di quello che è la tua realtà. E facendo il paragone con la masterclass e questi due giorni di corso, che cosa porti a casa in più? Allora, sicuramente aver partecipato alla masterclass già mi aveva dato un bagaglio forte da implementare anche nell'azienda e anche per i miei clienti. La cosa che secondo me ha fatto davvero la differenza, essendo proprio dal vivo, sono state due fondamentalmente. Uno, il confronto diretto con Matteo per porgli direttamente domande e ricevere quelle risposte che magari con una masterclass facevi un po' più fatica. Quindi un'interazione diretta. Sì. E la seconda cosa, avere anche un confronto con altri imprenditori, quindi ascoltare anche altre storie e ragionare un pochettino su quello che... Certo, quindi prendere in paragone non soltanto quello che è il tuo settore, quello dei social media, esatto, che è un settore che è in continua evoluzione, in continuo cambiamento, ma anche quello che può essere magari l'ambito immobiliare, sanitario, il B2B, quindi portare a casa più conoscenze e anche qualche tattica in più che fa sempre assolutamente bene. Assolutamente, infatti... Questo corso è visionario, sto dicendo rivoluzionario, ma è soprattutto visionario perché Matteo è veramente un professionista, tutte le volte che seguo i suoi consigli non sbaglio mai. E quindi... Gli farà sicuramente piacere, sì, questo. Lo consiglio a tutti, perché è veramente un corso da non perdere. Infatti noi invitiamo te poi a vederci alla prossima edizione. Ti ringrazio per la tua testimonianza, Silvia, e buona continuazione. Grazie a te.